Sono Ruso Giuseppe, sono nato a Adria, provincia di Rovigo. Io ero anarchico internamente. Ufficialmente me l'hanno detto i miei compagni di combattimento, i più anziani, perché ero giovanissimo e sono stati loro che mi hanno dichiarato che io ero anarchico nel comportamento, nella cosa. E da allora sono sempre stato anarchico. Dal 43, 42, 43 sono sempre stato anarchico, insomma. Sono scappato da Novara dopo essere stato in carcere a Padova e sono sceso in Valsesia attraverso le montagne a piedi con altri tre che eravamo fuggiti da Novara e siamo proprio arrivati nel momento dell'occupazione della Valsesia, all'inizio del 44, i primi del 44, il 1944. Abbiamo occupato la Valsesia per 20-25 giorni e poi i rastrellamenti ci hanno fatto spostare, insomma. Difatti, chi è andato in Svizzera, noi abbiamo, io per esempio ho resistito insieme ad altri, diversi altri compagni partigiani, insomma, ci siamo trovati a combattere su Inara, che è sopra Grignasco. Un paesino sopra Grignasco, lì ci hanno bombardati con i mortai, con i cannoncini di mortai, infatti hanno distrutto una chiesetta che c'era lì. Poi da lì ci siamo spostati sempre in quella zona lì, sulla Colma, una montagna detta la Colma. Lì siamo scappati in tempo perché hanno dato fuoco con il lanciafiamme, e ci siamo trovati poi a scappare verso Maggiora, le zone di Maggiora che è vicino a Borgomanero. Molti invece sono scappati, sono andati in Svizzera. Dopo finita il rastrellamento ci siamo riuniti verso le zone basse della Valsesia, Pratosesia, Gattinara, le zone della pianura. E poi abbiamo avuto combattimenti contro la Folgore che era al collegio di Romagnano Sesia, che erano trincerati lì, che dominavano la Valsesia. Era una formazione molto, molto addestrata, preparata, fascista, e siamo riusciti tutti assieme, logico, tutte le nostre formazioni, abbiamo attaccato questa formazione di Borgomanero, quella di Romagnano, quella di Borgosesia, quella di Grignasco, quella di Sissano, nella zona qui, e per 3 giorni abbiamo tenuto in ballo tutta la provincia, insomma, ecco. In speciale mi ricordo l'attacco al treno blindato nella zona delle le cosiddette fornaci di Grignasco, un treno blindato tedesco, con cui abbiamo avuto uno scontro e abbiamo avuto la meglio, insomma, perché il treno l'abbiamo fatto deragliare dentro nel fiume Sesia. Poi abbiamo avuto un altro scontro con le formazioni della Monte Rosa, sempre nella stessa zona di Grignasco. Abbiamo attaccato un treno che abbiamo fatto salire dalla stazione di Grignasco. Arrivato sotto le nostre postazioni abbiamo attaccato il treno. Sono scesi da Borgosesia i militari della Monte Rosa fascista, li abbiamo attaccati e sono fuggiti lungo il fiume Sesia. Sono stati 24 ore lungo il fiume Sesia finché sono arrivate altre formazioni a liberarli perché non si fidavano più di muoversi, insomma, ecco, perché erano circondati da noi. Per esempio, quando siamo passati dalla parte sinistra del Sesia, siamo passati alla parte destra del Sesia. È tutta una zona collinosa, tutti i camion che passavano militari fascisti li si attaccava, li si mitragliava, gli si buttava le bombe, soprattutto erano bombe al plastico, bombe plastico che confezionavamo noi, insomma, con delle calze, con dei detonatori, erano cose che si confezionava noi. Io ero nella brigata, l'84esima brigata Garibaldi. Facevo parte prima della Brigata Osella e poi della Strisciante Musatti, sempre sotto il comando di Gino Moscatelli.
in Valsesia eravamo circa un migliaio, divisi in vari plotoni e brigate, insomma, eravamo circa un migliaio e c'erano molti che erano militari, che non sapevano, insomma, non avevano altra scelta, ma meridionale non aveva altra scelta, però per me hanno fatto la scelta giusta, che invece era la Repubblica Fascista, sono venuti nei partigiani. C'erano dei comunisti, ma però era gente piuttosto anziana, proveniente dalla Francia, proveniente dalla guerra di Spagna, qualcuno che aveva fatto la guerra di Spagna, e che erano quelli che normalmente comandavano come commissari le brigate, insomma, in generale. C'erano dei socialisti, ma la grossa parte massima dei giovani non aveva un'idea politica ben precisa, era soltanto antifascista, antinazista, voleva la fine della guerra e combatteva perché finisse la guerra, ecco. Siamo quelli che hanno occupato, liberato la Valsesia, che abbiamo liberato la provincia di Novara, abbiamo occupato Novara, che è stata fatta in un modo anche un po', diciamo, mettendola nel ridere, insomma, ecco, perché siamo scesi, armati, d'accordo, però usavamo un autoblindo senza armi, della cui feritoia avevamo messo un tubo di una stufa e si sparava col mitra dentro, e si sparava, insomma, quelli che usavano questo autoblindo sparavano dentro nella canna di questo tubo della stufa, insomma. I fascisti si sono arresi, invece i tedeschi a Novara hanno chiesto di rimanere chiusi nella caserma e che non avrebbero sparato su di noi, che si sarebbero arresi all'arrivo degli americani. E parte di noi poi siamo andati a Milano, i giorni della liberazione, a cercare i cecchini che sparavano sulla popolazione. Abbiamo avuto, sempre dopo la liberazione, qualche esplosione particolare, insomma, in qualche zona da fare recedere gli industriali ad accettare certi contratti, insomma, in certe zone non so se si possono dire, ma ecco. Nel 48, quando c'è stato l'attentato Togliatti, noi abbiamo cercato, non per Togliatti, abbiamo cercato di organizzare qualche cosa di libertario. Abbiamo avuto uno scontro con le forze dei carabinieri nella Ceramica Pozzi, che allora era di 1200 operai, abbiamo tolto le chiavi, chiuso la fabbrica, e poi insomma si sono calmate un po' le acque, ma noi eravamo ricercati, abbiamo dovuto fuggire in Francia, siamo stati 40 giorni in Francia, io, il Marola, che torna sempre il Marola, che era come me, e un certo Beltrami, che lui era comunista, insomma. Siamo stati 40 giorni in Francia, e poi quando si sono calmati gli acque siamo ritornati. Però dal dopo liberazione abbiamo sempre avuto scontri con i fascisti, perché venivano nelle nostre piazze per fare comizi, e noi andavamo sulle piazze e buttavamo per aria tutto, loro, i loro manifesti, i celerini che allora giravano, c'era la famosa celeri di Selba, che giravano per il piazzo con i manganelli, eccetera, eccetera, insomma, e noi cercavamo di bloccarli. Di queste azioni ne abbiamo avuto qui a Gattinara diverse, che mi hanno arrestato, mi hanno dato un sacco di multe. Poi ne abbiamo avute a Borgo Sesia, dove c'è stato uno scontro enorme là, tra fascisti, poliziotti, carabinieri e noi. Sempre a Borgo Sesia un'altra volta la stessa cosa, che abbiamo spaccato tutti gli impianti ai fascisti e non ho potuto parlare. A Romagnano Sesia, che è arrivato il generale Bergonzoli, che i compagni ricordano che era un comandante, un generale della guerra di Spagna fascista, e io, proprio io, sono andato sul balcone del municipio di Romagnano Sesia e ho chiesto chi era il generale, perché ci vedevo poco, ho chiesto chi era il generale Bergonzoli, perché sapevo dai compagni cosa aveva fatto in Spagna, e mi sono sentito forte quando ho visto che era un tappeto piccolino,
l'ho preso per il petto e l'ho buttato giù dal balcone, mi sono saltati addosso i carabinieri e quelli che c'erano lì, mi hanno portato via e poi insomma dopo poche ore mi hanno scarcerato, insomma mi hanno lasciato andare, insomma ecco. La mia vita è tutta così, insomma, ho cominciato nel 1942, nel 1942 a buttare manifesti contro la guerra, scrivevamo quei carboncini di legna, perché allora non c'erano i pennarelli, non c'erano i colori, non c'erano gli spray, non c'erano queste cose, allora quel carbone della legna si andava a scrivere nei muri abbasso la guerra, abbasso Mussolini, abbasso il fascismo, abbasso. E poi avevamo un gruppetto, eravamo di ragazzi. Andavamo a comprare i quaderni delle elementari, insomma. Poi ogni foglio di quaderno elementare facevamo quattro volantini con abbasso il duce, abbasso la guerra, e ne facevamo migliaia e migliaia e migliaia, perché ne avremmo gettati dunque dalla fine del 41-42 fino al 43 almeno un 10.000 di questi volantini. A spese nostre andavamo nelle varie cartolerie a comprare i quaderni per non dare nell'occhio, e poi li si buttava di notte, malgrado che c'era il coprifuoco, non si poteva farlo. E la mattina cercavano di scoparli via, spassarli via dal paese, dalla città dove ero, va bene? Però qualcosa rimaneva sempre.